Fermo restando che sono d'accordo che i due dirigenti della società possono parlare anche adesso, io ho la necessità come presidente della commissione bilancio, e stando a quanto affermato, meno male che esistono i verbali, signore, nei verbali delle commissioni, di sentire trimestralmente i CDA dell'STS per il flusso da avere delle partite come le Frascati, società municipalizzata. Questo per quello che compete la commissione bilancio, ma in quella commissione dove lei probabilmente non c'era, ma c'era mezzo consiglio comunale perché siamo tutti capigruppo di noi stessi. Allora, i divisori hanno fatto notare, citando un articolo del Sole 24 Ore, regà, detta in maniera, cerco di citarla, che non si, qui non si scherza perché il 31 giugno, è stata fatta verso maggio, qua la società va liquidata. Era il 30 giugno, cioè è stata fatta prima, era maggio, quindi diciamo un mese per capire la materia. Questo è di lì che si è armato il processo, perché personalmente non ne ero erudito. Poi la invito, collega Cori, a rivedere il verbale, perché io non ho mai detto che, il collegio ha detto che non sanno niente. Hanno detto che vogliono essere trimestralmente avvisati, punto. Noi, ma l'hanno fatto anche con il Consiglio Comunale, Presidente. Poi vengono dette in aula le cose non vere, io ci passo la Presidente della Commissione Bilancio come un cretino, lei ricordi quello che è stato votato in Aula, abbiamo votato ogni 3 mesi, loro ci devono dire quello che succede. Grazie. Simone Carboni, consigliere Carboni. Vorrei